uno dei calciatori più importanti di questo campionato di eccellenza, Simone Miani. Oggi una prestazione individuale importantissima, però un risultato che purtroppo non vi premia. Sì, diciamo che avevamo portato la partita sui binari giusti, sia il primo tempo che l'avevamo concluso 2-0 e anche l'inizio del secondo, perché comunque l'abbiamo approcciato bene, eravamo andati avanti anche di 3 gol e poi diciamo che c'è stato un po' di blackout e subito il primo diciamo abbiamo un pochettino abbassato il baricentro inconsciamente e lì poi abbiamo purtroppo preso gli altri 2 gol. Dicevo prima con Di Renzo, lui mi ha detto devo fare un altro anno perché c'è Miani che mi ha chiesto tanti assist. Certo che comunque a livello di condizione atletica sembri ancora un fuori quota. Diciamo che ho passato un periodo a livello di condizione atletica non bellissimo e ci può stare, perché comunque con tutti i mesi di stop diciamo non potevo chiedere di più. Adesso sta un pochino meglio e niente, speriamo di stare bene fino alla fine di questo campionato. Da attaccante di razza ti sei posto un limite di gol che vorresti fare in questo rush di eccellenza? Ma assolutamente no, nel senso un limite non me lo sono mai imposto. E... un numero minimo diciamo? No, l'ho capito, però no, diciamo che spero di continuare a stare bene, perché comunque come ho detto prima con tutti questi mesi di stop è un po' un'incognita a livello fisico e io cerco di tenermi nel modo giusto e quindi spero che sia una conseguenza il fatto che riesca a stare bene anche le prossime partite. Come ti sei trovato in generale con questa società, con questa squadra e questa rosa molto giovane? No, mi sono trovato bene sia inizio anno quando ci siamo fermati sia adesso, una società seria e quando comunque arrivi a un'età avanzata diciamo penso che sia un fattore che conti tantissimo, più di altri, quindi conoscevo già la società e penso che la mia scelta sia stata giusta, perché comunque hanno una struttura importante, ti fanno allenare nel modo giusto, un campo bellissimo e quindi sono contento.